I consigli che forniamo principalmente sono tre, ovvero non credere agli sconosciuti, non procedere all'elargizione di denaro, soprattutto quando non si comprende il motivo per il quale il denaro viene richiesto, e di denunciare immediatamente le truffe, anche se a livello di tentativo, poiché serve a noi per poter ricostruire i fenomeni nel loro insieme. Attraverso questi incontri cerchiamo di dare seguito al principio di prossimità attraverso le nostre stazioni slogate nel territorio. Cerchiamo di fornire le informazioni utili direttamente agli anziani. I consigli che forniamo principalmente sono tre, ovvero non credere agli sconosciuti, non procedere all'elargizione di denaro, soprattutto quando non si comprende il motivo per il quale il denaro viene richiesto, e di denunciare immediatamente le truffe, anche se a livello di tentativo, poiché serve a noi per poter ricostruire i fenomeni nel loro insieme. Ci sono tante cattive persone che cercano di approfittare degli altri, in qualche modo, insomma, di vivere di espedienti facendo un po' i furbi, no? E quindi noi già l'anno scorso ci siamo incontrati. E devo dire che le denunce sono diminuite notevolmente, quindi chi c'era l'anno scorso, bravi, perché insomma avete appreso bene l'allarme e avete reagito bene. Mi hanno bussato col citofono, no? E mi hanno detto, dice, guardi, sua figlia ha avuto un incidente, sta in questura perché non ha rinnovato l'assicurazione. Allora hanno detto, dice, vai da mamma, che mamma ci pensa lei. Io non so come hanno fatto, che cosa mi hanno fatto, perché io dopo ho preso l'oro e glielo davo io stesso. Da allora io sto chiusa dentro e possono dirmi quello che vogliono, ma non apro e non apro. Sono stata male dopo. Da questi incontri abbiamo avuto degli ottimi feedback, abbiamo avuto anche la testimonianza di anziani che, in virtù dei consigli che sono stati elargiti nel corso degli incontri, essendo stati a loro volta vittima di tentativi di avvicinamento da parte di sconosciuti e malintenzionati, non hanno ceduto alle richieste seguendo quelli che erano appunto i consigli che erano stati forniti.